abbiamo adesso la presentazione di Trenitalia, che della dematerializzazione ha fatto molto, la ringraziamo anche perché da questo punto di vista per fortuna abbiamo i ticketless, piuttosto che un passaggio notevole nel non essere più presenti per poter fare il biglietto, l'abbiamo fatto, e questo è un ringraziamento che va comunque a Trenitalia. Però c'è ancora bisogno di presidiare il servizio lì, davanti al treno, quando ci sono i ritardi, quando ci sono delle gestioni un po' più complicate, e qui le persone fanno la differenza. Io vi propongo Giada Cevenini, che è la responsabile del Freccia Club di Bologna. Grazie, buongiorno, Giada Cevenini, vi parlo del Freccia Club e i privilegi appunto di questo circuito. Trenitalia mette a disposizione della propria clientela fidelizzata queste sale, che sono situate vicino ai binari delle principali stazioni in cui passa l'alta velocità, e consente di attendere e di fruire di svariati servizi nella massima comodità ed efficienza, e anche contemporaneamente in un ambiente gradevole e caratterizzato dall'eccellenza italiana e dal massimo comfort, che dopo vedrete nelle immagini. Attualmente i Freccia Club sono 14 e, come vedete, queste stazioni sono le principali d'Italia, dove fermano tutte le nostre alte velocità, e quindi le frecce bianche, argento e rosse. Le condizioni di accesso, diciamo che qui ho fatto un riassunto molto succinto di quello che è il nostro regolamento, che se siete interessati potete vedere sul nostro sito, e in generale diciamo che si accede avendo una carta freccia oro o platino, quindi abbiamo un sistema di fidelizzazione con le carte di accumulo punti, come ormai più o meno tutti, e in alternativa, per chi non accumula abbastanza punti, basta avere una carta freccia base, che la si ottiene iscrivendosi sul nostro sito e ottenendo quindi un codice da inserire all'acquisto dei biglietti, e contemporaneamente un abbonamento annuale o semestrale, che hanno ovviamente un costo, o un carnet di 10 ingressi al circuito. In alternativa, quindi in mancanza di queste carte che danno l'accesso al circuito, basta avere anche un biglietto per il livello executive, che sarebbe un livello di servizio superiore a quello della prima classe, che si ha attualmente in tutti i nostri Freccia Rossa. E in alternativa anche un biglietto salottino, che è sempre una categoria leggermente superiore alla prima classe, o infine un carnet 10 viaggi di prima classe o business. La nostra fidelizzazione, come dicevo, è basata sull'accumulo punti, e per avere la oro, quindi la carta freccia che dà l'accesso in automatico al circuito, bisogna accumulare 3.000 punti, che sono praticamente corrispondenti a 3.000 euro di spesa annui nell'anno solare, in quanto un punto viene generato da un euro di spesa sulle frecce. Per dimostrare quanto teniamo la fidelizzazione della nostra clientela, dopo un anno che si è titolare di carta freccia oro, regaliamo un bonus del 25%, quindi l'anno successivo, per riconfermare lo status, non sarà più necessaria quella spesa, ma basterà il 25% in meno. Carta freccia platino, servirebbero 7.500 punti annui, quindi 7.500 euro di spesa, e anche in questo caso, per chi lo è in un anno, l'anno successivo ha un bonus pari al 50%. La differenza tra l'oro e la platino è che il titolare della platino ha diritto gratuitamente al salottino, e nelle frecce rosse dotate ovviamente del salottino, e anche ad un call center gratuito per effettuare sia prenotazioni che richieste di informazioni. E tutti i club che fanno parte del circuito sono divisi in 4 aree funzionali, e la prima area che si trova ovviamente all'accesso è il Welcome Caring Desk, dove il personale specializzato effettua i seguenti servizi, quindi la bigliettazione, un'assistenza personalizzata, informazioni, ricezione fax, connettività gratuita wifi, e bigliettazione telefonica e ticketless, quindi anche non potendo raggiungere fisicamente il circuito, il club della stazione, si può comunque usufruire di tutti i servizi telefonando e eventualmente lasciando un messaggio in segreteria se l'operatore non riesce a rispondere immediatamente. La seconda area è l'area della relax, quindi dell'attesa, dove i clienti possono attendere in un ambiente comodo di design, leggendo quotidiani o riviste, ascoltando musica e vedendo anche un video nell'LCD. Le foto che vedete sono relative al club di Bologna, di cui sono responsabile, ma praticamente sono molto simili a tutti i club d'Italia, in quanto il concept è lo stesso e quindi l'arredo e le varie aree funzionali sono le medesime. E la terza area è quella snack, dove i clienti possono gratuitamente consumare snack dolci e salati confezionati, brioche fresche al mattino, bevande calde e fredde, come dicevo, gratuitamente. L'ultima area funzionale è quella della business working area, dove si può utilizzare un tavolino un po' più appartato, quindi con un po' più di privacy, per eventuali
o piccoli incontri di lavoro o anche lavorare al proprio computer. Dicevo che appunto in tutto il circuito c'è lo stesso stile design, perché si utilizzano arredi di queste marche famose e tutte rigorosamente italiane. E questo circuito esiste dal 1990, quindi sono ben 23 anni che esiste, anche se ha cambiato nome. Prima si chiamava Disco Verde, poi Club Eurostar, adesso Freccia Club, ed è molto cambiato, diciamo, nel tempo. Quindi si è evoluto ovviamente dando ascolto a quelle che sono le richieste dei migliori clienti e cercando di seguire l'evoluzione nel tempo delle loro necessità. E lo slogan Accoglienza di casa tua, efficienza del tuo ufficio riassume appunto il senso di questo circuito, che deve essere contemporaneamente esclusivo e attento alle esigenze, come dicevo, della clientela, ma offrire sia la comodità di casa propria per l'attesa del treno, ma anche dare la possibilità di usufruire di quel tempo per lavorare, dato che la nostra clientela principalmente è una clientela business e quindi che si muove per lavoro. Quindi, oltre alla comodità e al comfort dell'attesa, si usufruisce della possibilità alla nostra clientela di utilizzare gli spazi e i servizi per svolgere anche il proprio lavoro. In tutto questo il cliente ovviamente è al centro della situazione, e per meglio soddisfare la clientela abbiamo cercato di personalizzare i servizi al massimo in base alle esigenze di ogni cliente, di essere il più possibile efficienti e flessibili per cercare soluzioni veloci, perché solitamente hanno tutti molta molta fretta, e tutto questo grazie all'alta professionalità e alla massima disponibilità del personale, che deve, ahimè, in determinate situazioni critiche gestire al meglio i problemi della clientela. E per questo ovviamente c'è una formazione specifica al personale, per gestire al meglio anche lo stress che deriva da questo lavoro, sempre costantemente a contatto con il pubblico. Bisogna dire, questi sono dati che sono relativi ai primissimi mesi dell'anno 2013 rispetto agli stessi mesi del 2012, e sono molto riassunti, ma danno l'idea del fatto che il Freccia Club ha un notevole successo. In generale sono aumentati i frequent traveler dell'alta velocità, nel senso che molti clienti che prima usufruivano dell'aereo o della macchina ultimamente hanno scelto il treno, e quindi in generale sono aumentati. In particolare i titolari di carta Freccia Oro sono aumentati più del 10% rispetto all'anno scorso, e anche i platino del 5%. In generale gli accessi al Freccia Club sono in aumento del 50%, il che significa che anche gli stessi clienti che erano già soci l'anno scorso utilizzano più spesso il nostro circuito. Ad aumentare le città che avete visto prima, prossimamente aprirà Verona Porta Nuova, Venezia Mestre, e Bari sarà rinnovato totalmente. Grazie. Grazie Giada. Ecco, mi permetterei di fare una domanda a Giada Cevenini. Chi ha frequentato, diciamo, il Freccia Club o il Club Eurostar sicuramente se la ricorda, ma nel service è molto importante saper fare le cose, gestire queste attività, gestire queste criticità è importante. Ora, io volevo chiederti, perché me lo sono poi sempre domandato, alla fine sono molti anni che ci conosciamo e ci scambiamo un buongiorno piuttosto che un buonasera, e il percorso da operatore a responsabile, presupposto che qui c'è la tua dirigente Sabrina Dallara, che è venuta qui peraltro ad ascoltare la tua presentazione, ma è un percorso lungo, è faticoso, e peraltro viene premiato poi dal cliente questa tua esperienza, questa capacità di saper gestire nel concreto le situazioni? Sì, è sicuramente un percorso lungo, perché come penso in tutte le aziende abbastanza grosse non è facilissimo, ecco, emergere o comunque fare carriera. Però penso, almeno per quanto mi riguarda, che se uno dimostra di tenerci molto a far funzionare bene le cose, quindi lavora con passione e magari cerca di immedesimarsi il più possibile nel panni del cliente, perché tanto siamo poi tutti clienti sempre di qualcosa, secondo me i risultati si hanno. Io ci ho messo parecchi anni, però alla fine sono riuscita a passare, diciamo, dal front line alla gestione dell'ufficio, e quindi credo che dimostrando di tenerci, di lavorare con passione, di tenerci a far funzionare le cose, i risultati si ottengono. E effettivamente, anche se molte volte le situazioni sono critiche e non riusciamo sempre a risolverle, come dire, al meglio, sicuramente la clientela apprezza il massimo impegno che ci mette il personale di Trenitalia, e quindi secondo me il riscontro c'è.
Anche perché nella maggior parte dei casi i problemi non li generate voi, no, è soprattutto un'altra struttura. Se un treno ha dei grossi ritardi difficilmente riusciamo a farlo arrivare in orario noi, però dimostrando di mettere tutto l'impegno possibile per risolvere il problema della clientela i risultati si hanno, i clienti apprezzano. In Trenitalia questa tua crescita professionale è stata seguita anche con un percorso di formazione? Sì, avete fatto diverse... Sì, si fanno spesso corsi di formazione di vario tipo che non solo spiegano concretamente come rapportarsi con la clientela, ma motivano, cioè il senso è quello di motivare a fare il lavoro sempre al meglio e che servono, sì. Va bene, grazie Giada della testimonianza, ringrazierei tutti e pronti per il prossimo giro. Grazie.